Buongiorno a tutti, ben arrivati. Vedo che vi state iscrivendo. Io sono Francesca Ferrara, la responsabile del progetto Supporto all'Operatività della Riforma in materia di semplificazione, all'interno del quale abbiamo realizzato anche molti altri webinar lo scorso anno. E oggi sostituisco Paola Pirani, che voi sicuramente conoscete bene, che è la collega che ha tenuto tutti i numerosi webinar l'anno scorso, che hanno avuto un discreto successo. Sono meno pratica e comunicativa di lei, però cercherò di fare del mio meglio. L'incontro di oggi è molto importante per una serie di attività. Prendiamo un po' di tempo così tutti si iscrivono per una serie di motivi, sia perché riprendiamo le attività del progetto, che ha avuto un piccolo rallentamento all'inizio dell'anno, prima per motivi burocratici e poi per i motivi legati all'emergenza epidemiologica. E poi un altro motivo per cui è importante è che cominciamo a parlare di tutto ciò che consegue per l'attività amministrativa e per le attività produttive a seguito dell'emergenza epidemiologica. Certamente oggi parliamo della sospensione dei termini dei procedimenti dovuti a questa emergenza. Da subito però dobbiamo cominciare, io penso e sono sicura che anche la Regione Sardegna, che è sempre stata molto attiva su, lo faccio io Paola, che è sempre stata molto attiva su queste iniziative, comincerà a prendere una serie di decisioni e di azioni come le altre regioni per sostenere la ripresa economica. Per questo motivo vi ho anche allegato, un bel saggio, un bel articolo di Luisa Torchia che trovate nel link dei materiali, che spiega in modo chiaro e secondo me molto condivisibile cosa sarà poi passare dall'amministrazione dell'emergenza all'amministrazione della ricostruzione. Ma torniamo ad oggi. Oggi, diciamo, abbiamo questo seminario che, come sapete, questo webinar fa parte del nostro progetto e che è finanziato dal PON Governance. Abbiamo realizzato un sacco di attività che vi faccio vedere in questa slide, oltre 120, 18.000 partecipanti, 1.800 amministrazioni coinvolte, quindi abbiamo un certo numero anche, diciamo, di persone che ci seguono e che hanno seguito tutte le attività in tema di semplificazione. Abbiamo costituito 7 centri di competenza regionali per la semplificazione e qui vedete, tra l'altro anche in Sardegna, vedete le regioni che si sono attivate, abbiamo fatto attività di affiancamento, monitoraggio delle politiche di semplificazione e costituito una rete di esperti che è la rete di comunità di pratiche Italia Semplice. Detto questo, quali sono i webinar e i seminari che abbiamo tenuti, come vedete, su diverse tematiche che impattano sulla semplificazione e sulle attività di impresa? E ovviamente tutte queste attività sono registrate e le potete trovare all'indirizzo che vedete qui di Eventi PA, che è dedicato alle attività del nostro progetto. Questi sono i centri di competenza attivati che vi ho fatto vedere. Cosa faremo del prossimo anno? Beh, nel prossimo anno dovremo sicuramente un po' rivedere la nostra programmazione perché ci sono state altre emergenze, ma l'idea è sostanzialmente quella di attuare degli interventi a sostegno delle amministrazioni che incidano, diciamo, oltre che sulle singole attività di impresa, anche su un insieme di attività di impresa che incidono sugli stessi territori, quindi semplificazione in materia ambientale per le zone economiche speciali, la rigenerazione urbana e lo sviluppo sostenibile, che oltre a strumenti efficaci di semplificazione richiedono anche strumenti di governance economici, finanziari e di negoziazione sociale. Questo sono saltate le slide, non so per quale motivo. Vediamo se le rimettiamo. Comunque vado avanti. Eccoci qua.
Diciamo, porremo anche particolare, diciamo, attenzione alle materie in tema ambientale. L'unica cosa che volevo dire è che la ripresa e l'avvio delle attività economiche è l'occasione forse per attuare tempestivamente alcune semplificazioni delle procedure, per esempio quelle in materia ambientale, che tengono assieme sia la salvaguardia della salute dei lavoratori e dell'ambiente e aspetti di velocità, diciamo, delle decisioni, spesso erroneamente considerate come antagonisti alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute. Quindi le amministrazioni le supporteremo soprattutto per dare veramente questa volta tempestiva attuazione ad alcuni istituti che ci sono. Conferenza di servizi semplificati, silenzio assenso, riduzione dei controlli ex ante, aumento dei controlli ex post, ma queste sono solo alcune, diciamo, delle prime ipotesi sui quali pensiamo che anche con l'aiuto dei nostri collaboratori e dei nostri esperti all'interno dell'amministrazione possiamo aprire a breve un dibattito. Questo è il programma di oggi. Un breve saluto di Antonello Pellegrino, che è il dirigente responsabile della struttura della Regione Sardegna, che ha ricoperto anche altri incarichi molto importanti all'interno della Regione Sardegna e col quale spero avvieremo a breve veramente una proficua collaborazione, poi gli interventi di Coino e di Pugione e quindi successivamente le domande che voi potete ovviamente fare, come sapete, all'interno della chat, i nostri esperti e chiunque di noi avrà qualcosa da dire e da rispondere, gli potrà dare una risposta. Per il resto penso che sapete tutto quanto, questo è il programma che però avete letto e che avete attivato, sapete anche come funzionano le chat e infine, si potrà rivedere il webinar registrato a questo indirizzo, che è lo stesso al quale vi siete iscritti, e lì successivamente scaricare anche l'attestato di partecipazione. Buon lavoro a tutti e cedo la parola ad Antonello Pellegrino, che saluto di nuovo. Grazie, dottoressa Ferrara, buongiorno a tutti. La mia sarà una partecipazione estremamente breve, giusto per dare i saluti dell'Assessorato dell'Industria della Regione Sardegna, che un po' come tutti, nonostante il periodo particolare che si sta vivendo, si è organizzato, si è attrezzato per mandare comunque avanti le attività. La tenuta di questo webinar, di questo seminario online, è uno dei momenti di questa visibilità, di questa attività che comunque prosegue, secondo varie modalità, con alcune presenze in assessorato estremamente ridotte, estremamente limitate per l'emergenza, e con un'attività costante, assidua, quotidiana, delle colleghe e dei colleghi del servizio semplificazione presso le loro abitazioni. L'attività del Dottor Pellegrino, per favore, alzi la voce. pronto? Mi si sente? Io ho una visibilità del microfono come attivo. Alzi un pochino la voce o avvicini il microfono alla bocca. Provi un pochino. Ho sollevato il microfono, così forse va un po' meglio. Il volume era settato dalla regia. Sto provando a metterlo al massimo. Così dovrebbe andare Pronto? meglio. Mi dà conferma? Pronto? Mi Non so se sente? ho anche. Prego. Sì, io vi sento, non avevo conferma sul fatto che voi mi sentiste. Quindi riprendendo i concetti molto brevi, la struttura dell'assessorato è in piena attività, sia per quanto riguarda la parte dell'ufficio, del settore che in particolare si occupa di semplificazione di SUAPE,
che per tutte le altre componenti, non solo del servizio semplificazione, ma anche degli altri servizi che per i casi della vita in questo particolare momento mi trovo a dirigere tutti quanti. Quindi posso ben testimoniare il fatto che l'attività dell'industria a Cagliari prosegue pur con tutte le limitazioni che ci sono. La tenuta di questo webinar è una delle, fortemente voluta dalla struttura, è una delle manifestazioni, delle dimostrazioni esterne della prosecuzione di questa attività. Un'altra di tipo tecnico l'avrete a breve con la comunicazione del rilascio di alcune nuove funzionalità che troverete nella piattaforma. Già nei prossimi giorni ci sarà una specifica comunicazione a riguardo e ci sarà naturalmente anche l'organizzazione di un insieme di incontri, sempre con la modalità web, per la spiegazione di queste nuove funzionalità su cui adesso non, diciamo, mi addentro per non togliere tempo agli altri relatori. Giusto quindi per salutarvi, per testimoniare anche visivamente, foneticamente, che l'attività prosegue e che la Regione cerca di reagire, speriamo ci riesca, nel modo più adeguato e più opportuno, per fare in modo che sia durante questa fase di attività necessariamente rallentate o interrotte, e soprattutto quando ci sarà il dispiegarsi nuovamente, speriamo quanto prima, delle attività verso la piena ripresa, ci possa essere un nostro supporto utile per tutti, sia per gli sportelli che per naturalmente i professionisti e le imprese. Detto questo, ringrazio per la presenza di oggi, auguro buon lavoro, un proficuo lavoro, e passo la parola ai colleghi che poi entreranno nel merito degli argomenti in modo più tecnico. Nuovamente buon lavoro e buona giornata a tutti. Eccoci, buongiorno a tutti, spero che riusciate a vedermi e a sentirmi. Le cose sono un po' cambiate dall'ultima volta che ci siamo visti a fine dicembre. Sembra che viviamo in un altro mondo. E la cosa che, insomma, un po' colpisce è il fatto che questa pandemia, oltre ad aver sconvolto tutte le nostre abitudini quotidiane, lavorative, eccetera, sembra che abbia colpito non solo la nostra salute, ma, ahimè, anche la salute dell'ordinamento giuridico. Ed è su questo che io mi vorrei concentrare in questo mio breve intervento, per poi lasciare all'ingegner Puggioni il dettaglio degli effetti che questa un po' confusa normativa nazionale e regionale produce sui nostri procedimenti. Può parlare un po' più forte? Sì, certo, che ci riguardano un po' più da vicino. E allora iniziamo questa breve disamina, perché in realtà si stanno verificando un po' di cose interessanti e incominciamo a avere un primo orientamento giurisprudenziale, mettiamola così. Non è proprio corretto, non è proprio vero, ma vedremo nel corso dell'intervento di che cosa esattamente si tratta. L'ordinamento giuridico ai tempi della pandemia è un ordinamento giuridico che soffre in uno di quelli che dovrebbe essere il suo principio di base, e cioè essere in grado di orientare con certezza i comportamenti e le scelte dei consociati. Questo probabilmente deriva dal fatto che nessuno poteva essere preparato a un evento straordinario come quello che stiamo vivendo, però diciamo così che accresce uno stato di incertezza dell'ordinamento giuridico che più volte anche insieme abbiamo avuto modo di vedere e di analizzare. A partire dalla dichiarazione di emergenza nazionale, tutti noi abbiamo subito, come dicevo, una seria restrizione delle nostre libertà fondamentali.
ispirate ovviamente dal prevalente interesse per la tutela della salute pubblica, che è ovviamente uno dei fini principali di qualsiasi Stato, garantire il benessere dei propri cittadini. Questo è stato realizzato attraverso una confusa, rapida, un po' schizofrenica successione di fonti normative che non sempre sono intervenute nelle giuste forme e con le giuste modalità. Perché? Perché in realtà, sapete, molti hanno detto sì, ma il nostro ordinamento giuridico non era pronto a gestire l'emergenza. La Costituzione italiana non prevede strumenti per la gestione dell'emergenza. Questo ovviamente non è vero. Non è vero perché ci sono gli strumenti per gestire l'emergenza. L'unica emergenza reale, vera, incredibile, diciamo così, è la guerra. E per fortuna non siamo in uno di questi casi, però normalmente come dire, lo strumento del decreto legge è lo strumento che la nostra Costituzione prevede come strumento principale per la gestione dell'emergenza. Il problema è che nel corso del tempo abbiamo registrato un disallineamento totale tra quella che era l'intenzione dei costituenti nel prevedere il decreto legge e quello che poi è stato l'utilizzo effettivo, quotidiano, da parte di tutti i governi del decreto legge, che da strumento per la gestione dell'emergenza è diventato semplicemente uno strumento per aggirare le lungaggini parlamentari e rendere immediatamente efficaci ed effettivi provvedimenti che il governo aveva interesse ad adottare nell'immediatezza. Però da nessuna parte, se non nel testo che autorizza, diciamo così, i problemi in materia di emergenza di protezione civile, era previsto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri come fonte che potesse limitare addirittura le nostre libertà personali. A quelle sono seguite una serie abbastanza complicata e confusa, stratificata di ordinanze locali, sia regionali che comunali. Poi subito dopo il governo probabilmente si è reso conto della confusione che stava incominciando a regnare nel paese e con un decreto legge successivo ha in qualche maniera sanato effetti di dubbia legittimità costituzionale dei provvedimenti presi in precedenza. Comunque non c'è dubbio che tutta questa stratificazione normativa possa essere tacciata dei vizi di illegittimità e di irragionevolezza. Per quanto riguarda la illegittimità, noi tutti ci rendiamo conto che le nostre libertà personali sono palesemente limitate. Ma il problema è che il nostro ordinamento per la limitazione della libertà personale prevede due strumenti di garanzia fondamentali, che sono la riserva di legge e la riserva di giurisdizione. La riserva di legge in un primo momento era stata violata perché con DPCM si limitava la libertà di circolazione e la stessa cosa facevano i presidenti delle regioni attraverso le loro varie ordinanze. La riserva di giurisdizione è stata violata perché adesso nessuno di noi può circolare liberamente se non con un'autocertificazione o con una dichiarazione nel caso in cui venissimo fermati per un controllo, però il problema è che non c'è nessun giudice che valuta sulla legittimità dell'imposta restrizione alle nostre libertà, in particolare alla libertà di circolazione. Tutte queste misure sono sicuramente illegittime. O erano prima dell'intervento del decreto legge, e poi vediamo il problema delle ordinanze che anche tra ieri sera e stamattina sta dando una nuova tornata molto significativa, ma non solo illegittimità, ma anche molti parlano di irragionevolezza, perché il principio di eguaglianza prevede che, come dire, le misure debbano essere adottate in misure diverse per situazioni diverse, misure uguali per situazioni uguali o quantomeno simili, mentre invece la scelta, pur condivisibile da un punto di vista sostanziale, di adottare misure o di tentare di adottare misure uniformi e quindi centralistiche o a livello centrale per tutto il territorio nazionale,
non ha tenuto conto dei diversi parametri che invece si sarebbero potuti prendere in considerazione e che molti ritengono debbano essere presi in considerazione nel momento in cui entreremo in questa benedetta fase 2, che alcuni pensavano incominciasse da oggi, 14 aprile, mentre invece il ministro Boccia ha chiarito, che la fase 2 non è ancora iniziata. La fase 2 sarà quella che, se tutto dovesse continuare a andare in questo modo, inizierebbe il 4 di maggio, per cui il governo ha chiarito che siamo ancora nella fase 1, anche se in una fase 1, diciamo, avanzata. I parametri sono molto diversi in tutto il paese: il grado di diffusione del contagio è diverso. Il distanziamento sociale e fisiologico è diverso perché ci sono ovviamente territori con maggiori concentrazioni demografiche e territori con minori concentrazioni demografiche, ed è diverso anche l'impatto economico e sociale, perché il provvedimento che ha sospeso, diciamo così, i lavoratori occupati incide in maniera proporzionalmente differente nelle varie aree del paese, in particolare nelle aree del paese che occupano maggiori lavoratori dipendenti, e con anche qui differenze quasi del doppio tra alcune parti dell'Italia, in particolare il centro-nord, e alcune parti del centro-sud. Per cui probabilmente già dall'inizio, insieme a una maggiore chiarezza, anche una diversa considerazione e ponderazione dei parametri di diversificazione territoriale e regionale avrebbero aiutato a condurre un percorso più ordinato. Ma tant'è. Oggi noi parliamo di sospensioni dei provvedimenti amministrativi, dei termini dei provvedimenti. In realtà le sospensioni, come sappiamo, sono molte di più, sono sospensioni più ampie, le sospensioni emergenziali hanno riguardato le sospensioni dei diritti e di alcuni doveri. Queste, come vi scrivo nella slide, sono un po' troppe per elencarne e per disquisirne in dettaglio. Mentre invece vorrei concentrarmi su un'altra sospensione che è passata un po' sotto traccia, ma che in realtà incide molto da vicino su quello di cui poi ci occuperemo più nel dettaglio, anche grazie alla relazione di Massimo Pugioni. E cioè la sospensione, le sospensioni giurisprudenziali, le sospensioni della giustizia, dei procedimenti giurisprudenziali, con tutto quello che consegue. Perché in realtà, con il decreto dell'8 marzo, quello con cui sono stati sospesi, diciamo così, i termini giudiziari, il governo non si è limitato a sospendere i termini giudiziari, ma ha sostanzialmente, anzi formalmente, differito, rinviato la celebrazione di tutte le udienze, sia camerali che pubbliche. E questo nella nostra materia, nel diritto amministrativo in generale, ha un'incidenza particolare, perché, come voi sapete, una volta che si sospendono le udienze pubbliche, si sospendono le udienze cautelari, e il decreto espressamente attribuisce al solo presidente del Tribunale amministrativo o a un suo delegato presidente di sezione il potere di decidere i provvedimenti cautelari urgenti in forma monocratica con proprio decreto. E questo è un problema, perché ovviamente insieme a una situazione di incertezza, una situazione di confusione, dove la riserva di giurisdizione, in un primo momento la riserva di legge, ma poi è stato superato col decreto legge, ma comunque permane il problema dell'aggiramento, quantomeno, della riserva di giurisdizione, non avere la possibilità di rivolgersi a un tribunale per ottenere immediatamente l'annullamento di un provvedimento limitativo delle libertà personali che sia illegittimo, diventa un vulnus che si aggiunge alla confusione, all'incertezza e alle limitazioni che tutti noi stiamo subendo. Oltre alle sospensioni giurisprudenziali, ovviamente ci sono anche quelle che ci riguardano, come dicevo più da vicino, dei termini amministrativi, e vedremo più avanti di che cosa si tratta nel dettaglio. Però volevo tornare e soffermarmi un attimo di più sulle sospensioni giurisprudenziali. Avrete avuto modo tutti quanti, immagino, di sentire
della decisione che è stata la prima del Tribunale Amministrativo della Campania, con decreto del proprio presidente, monocratico, sull'ordinanza della Regione Campania che a metà marzo aveva, contrariamente a quanto disposto dalla normativa nazionale, aveva limitato la possibilità di svolgere, diciamo, attività sportiva o, come dire, passeggiate all'aperto. Il governatore della Campania aveva impedito questa possibilità, ripeto, in violazione, o meglio, in maniera più restrittiva rispetto a quanto deciso dal governo nazionale con i propri decreti e con i decreti sia legge che del Presidente del Consiglio. La decisione del Presidente del TAR Campania ha accolto una visione, un approccio più sostanziale che formale. E come vedete, ha deciso che nella valutazione dei contrapposti interessi, nell'attuale situazione emergenziale, a fronte di una compressione di alcune libertà individuali, deve essere accordata prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica. Come se la salute pubblica, rispetto a tutti gli altri diritti previsti nella Costituzione, abbia un posto, una posizione, occupi una posizione talmente sopraelevata da poter annullare in momenti di emergenza tutti gli altri diritti. Stessa cosa ha fatto pochi giorni fa il presidente del Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna nei confronti dell'ordinanza del sindaco di Pula, che, come sapete, ha contingentato la possibilità di andare a fare la spesa, limitandola 2 volte alla settimana e istituendo per ciascun nucleo familiare una schedina dove deve essere registrata, diciamo così, di volta in volta la spesa per, diciamo, per contingentare le uscite, eccetera, eccetera. Anche questo è una decisione che ha sollevato parecchi dubbi perché è palesemente più restrittiva delle disposizioni a livello nazionale, ma nonostante questo il decreto del Presidente del TAR Sardegna, il decreto monocratico, adotta la stessa e identica motivazione del Presidente del TAR Campania. Quindi come se ci fosse una sorta di acquiescenza emozionale al fatto che la tutela della salute pubblica prevale sul resto. Però c'è un problema, è un problema grosso, che interessa da vicino tutti noi, nei nostri affari quotidiani e nella gestione dei procedimenti amministrativi, perché i decreti monocratici sono dei provvedimenti particolari che non sono appellabili. Non sono appellabili perché il decreto monocratico poi deve essere discusso in udienza cautelare dal Tribunale Amministrativo Regionale. Ma se le udienze sono sospese, vuol dire che questi decreti tendono a rimanere e gli effetti di questi decreti tendono a perdurare nell'ordinamento, fin tanto che questa situazione emergenziale non cesserà. Di conseguenza, alla situazione emergenziale si aggiunge una situazione di denegata giustizia sostanziale nel caso in cui le violazioni riscontrate fossero rilevate in maniera illegittima, perché non esiste la possibilità attualmente nell'ordinamento di avere un giudizio completo per le singole situazioni. Però, ecco, e questo ve lo voglio segnalare, qualche giorno fa, una norma di cui molti probabilmente si erano dimenticati, perché è una norma che a memoria difficilmente riesco a ricordare un caso in cui sia stato attivato. Ed è il caso dell'annullamento straordinario. Il governo può annullare i provvedimenti illegittimi degli enti locali. Il procedimento è un po' complicato perché bisogna chiedere un parere del Consiglio di Stato e poi ci deve essere un decreto del Presidente della Repubblica, però sostanzialmente l'annullamento straordinario è una misura di extrema ratio prevista nell'ordinamento in casi veramente particolari. Ed ecco, proprio attivando questo procedimento di annullamento straordinario, il governo ha chiesto al Consiglio di Stato un parere sull'ordinanza del sindaco di Messina che sostanzialmente chiudeva
il porto di Messina per impedire l'ingresso delle persone, diciamo, dal resto del continente verso la Sicilia. E ha previsto una serie di misure ulteriori, perché ha introdotto un portale regionale in cui 48 ore prima del presunto ingresso in Sicilia occorre registrarsi, inserendo tutta una serie di dati personali, occorre chiedere al sindaco del comune di destinazione il nulla osta per poter entrare nel comune e infine occorrerebbe l'autorizzazione del comune di Messina. Il Consiglio di Stato, in una decisione del 7 aprile scorso, ovviamente in riunito in sezione consultiva, quindi non è una, diciamo così, decisione giurisdizionale, perché, come vi ho detto, le garanzie giurisdizionali sostanzialmente risultano sospese, a fronte del percorso prefigurato dal Comune di Messina per limitare l'ingresso in Sicilia, ha rilevato, ve le faccio vedere velocemente, ben 12 violazioni di legittimità. Queste violazioni di legittimità, si spera, e queste indicazioni si spera che possano essere utili per tutti, perché da una parte il governo nazionale sta cercando di tenere sotto controllo e uniformando la disciplina a livello nazionale, dall'altra sembra che ci sia una gara dei presidenti delle regioni, dei sindaci, dei vari comuni a adottare provvedimenti maggiormente restrittivi in violazione delle norme previste dal decreto legge che consentono la differenziazione dei provvedimenti, ma solo se siano giustificate da situazioni molto particolari rilevate a livello locale, quindi la presenza di focolai, e comunque seguendo un procedimento amministrativo che passa attraverso l'autorizzazione del governo. Le sospensioni amministrative. Ecco, venendo a quello che è l'oggetto più precipuo del nostro seminario, e poi, ripeto, lascerò la parola a Massimo per parlare degli effetti sul SUAP. Le sospensioni che sono state disposte dalla normativa nazionale in questo periodo sono completamente diverse da quelle che noi conosciamo. Nel senso che le sospensioni previste dal decreto legge emergenziale non hanno nulla a che vedere con le sospensioni che sono ordinariamente previste per i procedimenti amministrativi nella 241. Non hanno come motivazione la richiesta di documenti, di maggiori informazioni o di un approfondimento dell'istruttoria. Non hanno come obiettivo quello di adottare dei provvedimenti cautelari ancor prima che inizi il procedimento amministrativo e non hanno come obiettivo quello di sospendere gli effetti di un provvedimento amministrativo che potrebbe avere profili di illegittimità o ulteriormente da valutare. Quindi sono sospensioni completamente diverse, perché sostanzialmente non sono disposte dall'amministrazione precedente, cioè non sono disponibili all'amministrazione precedente perché sono imposte dal decreto legge. Sono dettate da gravi motivi di interesse pubblico, collegati però alla tutela della salute, che è un motivo che, ripetiamo, nella storia della Repubblica Italiana non si era mai verificato, e la sospensione è adottata al fine di consentire, non è adottata al fine di consentire, diciamo, una più ampia, maggiore, più profonda valutazione del singolo procedimento amministrativo. Però, dall'altra parte, non è neanche una sospensione totale, non è una sospensione completa, perché il decreto legge Cura Italia prevede la sospensione, diciamo così, di tutti i termini, ma mantiene vivo l'interesse del cittadino a che le pubbliche amministrazioni possano concludere, e anzi invita le pubbliche amministrazioni a concludere tutti i procedimenti amministrativi che possono essere conclusi attraverso l'adozione di un provvedimento amministrativo espresso. Quindi, per evitare l'accrescersi della confusione, il governo ha voluto limitare gli effetti dei provvedimenti nei quali il silenzio significativo dell'amministrazione
abbia appunto un effetto significativo. Però il governo invita invece le pubbliche amministrazioni a cercare di chiudere il maggior numero di provvedimenti possibili. Perché? Perché comunque la sospensione non può incidere negativamente su quelli che sono gli interessi del cittadino. E il cittadino ha interesse a che il provvedimento amministrativo continui, quelli che possono essere chiusi, continuino a essere conclusi con una ragionevole durata e quindi con una ragionevole certezza. Questa è la cosa importante che vi volevo segnalare di questo decreto legge, insieme a un'altra che forse non da tutti è stata accolta. Avevo predisposto una slide, eccola. Una cosa che vi volevo segnalare, probabilmente è una incongruità e non so se il governo ci metterà rimedio, però il comma 2 dell'articolo 103 del decreto Cura Italia, quello che sospende i procedimenti amministrativi, prevede anche una proroga ex lege della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, eccetera, eccetera, che sono in scadenza tra il 31 giugno e il 15 aprile, prorogandone d'ufficio, ex lege, la validità al 15 di giugno. Tuttavia, oggi siamo al 14 di aprile e nel decreto della settimana scorsa, quello che ha prorogato l'interruzione dei procedimenti amministrativi, rinviando a maggio, non è invece stato espressamente ricompreso questo comma. Pertanto, mentre tutti i certificati, attestati, permessi, autorizzazioni che avevano decorrenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile sono prorogati al 15 giugno, quelli che hanno una scadenza successiva al 15 aprile sembrerebbero non godere della stessa possibilità di proroga. Anche qua bisogna capire, probabilmente il governo dirà qualcosa, so se interverrà o non interverrà, comunque vi consiglierei la lettura della decisione dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato riunita in commissione speciale proprio sulla interpretazione del significato letterale o meno della normativa che prescrive i termini. In realtà si occupa della normativa che prescrive i termini giudiziari riferiti al processo amministrativo, però l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, segue un ragionamento molto sostanziale e poco formale e arriva ad allontanarsi dal significato letterale della disposizione per abbracciare invece un significato più ampio, interpretato in maniera teleologica, quindi orientato al fine, e sembra anche in questo caso far prevalere una interpretazione sostanziale delle finalità per le quali tutti questi provvedimenti sono stati emanati, piuttosto che ancorarsi, diciamo così, al significato formale della disposizione. Quindi, ancora una volta, il nostro ordinamento dà prova di non essere in grado di orientare in maniera chiara le scelte dei consociati, i comportamenti dei consociati. Questo non può che avere delle ricadute importanti anche sui comportamenti della pubblica amministrazione e conseguentemente ci lascia tutti un po' confusi. Lascerei la parola all'ingegner Puggioni per capire quali sono gli effetti di questa normativa sui procedimenti su APE della Sardegna. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, grazie Giovanni, grazie a tutti quelli che mi hanno preceduto. Adesso, nel frattempo che si caricano le slide, cerchiamo di entrare nel merito, un pochino più nel dettaglio, di quello che ci riguarda per quanto riguarda la sospensione dei procedimenti amministrativi, soprattutto nell'ambito dei procedimenti unici su APE che ricadono più direttamente nella nostra competenza. Quindi, dopo aver fatto un'introduzione generale su quello che è il quadro giuridico particolarmente
diciamo, peculiare e particolare in questo momento, entriamo subito nel merito di quello che prevede l'articolo 103 del decreto legge numero 18 del 17 marzo 2020, che è stato già citato da Giovanni che mi ha preceduto, il cosiddetto decreto Cura Italia, che all'articolo 103 introduce una serie di disposizioni volte alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi effetti degli atti amministrativi in scadenza. In particolare, questo articolo ci dice che ai fini del computo, quindi stiamo parlando del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi. Detto in altri termini, termini procedimentali comunque denominati o da intendersi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, non dobbiamo tener conto del periodo che intercorre tra il 23 febbraio e nell'originario testo del decreto si parlava del 15 aprile, con successivo decreto legge numero 23 dell'8 aprile, questo termine è stato differito al 15 maggio. Quindi cosa vuol dire? Che in tutti i procedimenti amministrativi pendenti al 23 febbraio o comunque iniziati successivamente al 23 febbraio, non si tiene conto di tutto il periodo di quasi 3 mesi che intercorre tra il 23 febbraio e il 15 di maggio. Sono prorogati o differiti per il tempo corrispondente i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento. Questo significa che tra il 23 febbraio e il 15 di maggio, sostanzialmente, è sospesa anche ogni applicazione del silenzio assenso, che sia silenzio assenso nei confronti del cittadino, quindi ai sensi dell'articolo 20 della 241, che sia silenzio assenso tra amministrazioni, anche nell'ambito della conferenza di servizi. Quindi in questo periodo è sospeso questo istituto. La Regione è intervenuta con la delibera 1513 del 24 marzo per cercare di dettare delle disposizioni di chiarimento, per calare, diciamo, queste disposizioni generali del decreto legge 18 del 2020 nell'ambito dei procedimenti su APE. E in particolare la delibera chiarisce che non si tiene conto del periodo tra il 23 febbraio e il 15 maggio, in particolare per computare i termini delle conferenze di servizi e i termini di conclusione del procedimento unico, ivi compresi i termini speciali previsti dall'articolo 18 delle direttive su APE. Quindi, sospeso il termine della conferenza di servizi, che normalmente sappiamo essere nell'ambito regionale di 30 giorni o di 55 per i procedimenti che comprendono l'autorizzazione paesaggistica, ma anche i termini speciali, che possono arrivare anche a 90 giorni o oltre, non si contano i termini di conclusione del procedimento, che sappiamo essere di 60 giorni ordinariamente per i procedimenti unici su APE. Sono sospesi i termini ancora dei procedimenti di sanatoria, e degli altri procedimenti che comportano l'adozione di atti espressi. Quindi anche quando abbiamo di fronte un procedimento che riguarda il rilascio di un parere preliminare, ad esempio, o la proroga del termine di validità di un titolo abilitativo, che sono procedimenti che prevedono comunque l'adozione di un atto espresso, tutti i termini devono intendersi sospesi. Inoltre sono sospesi i termini per l'effettuazione delle verifiche di merito nell'ambito dei procedimenti in autocertificazione. Su questo ci torno tra un attimo, perché sul procedimento in autocertificazione dobbiamo fare qualche considerazione più di dettaglio. La delibera ci chiarisce che la sospensione dei termini opera ope legis, opera direttamente per effetto della legge e si applica a tutti i procedimenti. Qualcuno si chiede se è necessario che il SUAPE
comunichi all'interessato la sospensione del procedimento, oppure, se è necessario, che un ente terzo coinvolto nel procedimento chieda l'applicazione di questa sospensione. Ebbene, niente di tutto ciò, perché la sospensione opera ai sensi di legge e si applica a tutti i procedimenti amministrativi. In questo periodo sono giunte diverse richieste di chiarimento, qualcuno chiedeva anche, ad esempio, ma se lavoriamo tutti smart working, come faccio io a sapere se l'ente terzo coinvolto in quel procedimento amministrativo sta lavorando in smart working e quindi può evadere la richiesta di parere che io gli ho mandato, oppure non sta lavorando e quindi diciamo, il procedimento è da intendersi sospeso? Ebbene, la risposta è più semplice, nel senso che i procedimenti sono tutti sospesi, a prescindere dal fatto che le amministrazioni stiano lavorando in modalità di lavoro agile oppure no. Poi vedremo anche che questo non vuol dire che il mondo è fermo e che non dobbiamo più lavorare. Però i procedimenti, i termini dei procedimenti sono comunque sospesi, a prescindere dal fatto che le amministrazioni siano in smart working oppure no. Quindi non c'è bisogno che su APE comunichi all'interessato e agli altri enti la sospensione dei termini. Anche delle conferenze di servizi in corso, supponiamo di avere una conferenza di servizi che scade domani. Non c'è bisogno che io su APE comunichi agli enti o all'interessato, guarda che domani la tua conferenza è differita, perché comunque questa sospensione opera ope legis. E vi dico di più, anche questo è stato scritto in questo modo, anche per evitare di scrivere, cioè di disporre un differimento di termini che in questo momento non ne appare ancora certo. Così come fino alla settimana scorsa sembrava che la sospensione dovesse essere fino al 15 aprile ed è stata poi prorogata al 15 maggio. Ora ci auguriamo tutti quanti che il 15 maggio sia l'ultima proroga e che effettivamente i termini riprendano a decorrere dopo il 15 maggio. Ma ora come ora non possiamo dirlo, né possiamo metterci la mano sul fuoco. Per cui la disposizione della direttiva regionale chiarisce che quando i termini riprenderanno a decorrere, innanzitutto la regola è che non c'è bisogno di comunicare che i termini riprendono a decorrere, ma che limitatamente ai procedimenti in conferenza di servizi, il SUAPE solo dopo la conclusione del periodo di emergenza sarà tenuto a comunicare i nuovi termini del procedimento. Questo perché è inutile che ci mettiamo oggi a dire che la conferenza di servizi che scade il 15 aprile è prorogata al 15 di giugno, quando poi magari dal 15 di maggio verrà prorogato di un'altra settimana, 10 giorni, e dobbiamo spostarla ulteriormente. Quindi tanto vale, questo lavoro lo faremo quando il periodo di emergenza sarà concluso e comunicheremo direttamente i nuovi termini definitivi dei procedimenti in conferenza di servizi pendenti. Lo stesso articolo che dispone la sospensione dei procedimenti, e questo è molto importante, ci dice che le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Cosa ci sta dicendo, questo decreto? Ci sta dicendo: è vero che i termini sono sospesi e quindi non si formano in silenzio assensi e non si va in ritardo in tutto questo periodo. Però ci sta anche dicendo: continuate a lavorare, adottate tutte le misure organizzative necessarie per assicurare la prosecuzione dell'attività, la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti. Non nascondiamoci dietro la sospensione per dire che, come dire, che siccome tanto non incorriamo nel rischio di ingenerare un danno da ritardo, possiamo anche fregarcene, detto diciamo in maniera brutale, e non mandare avanti nessun procedimento. Dobbiamo farlo comunque. E inoltre questo ci introduce anche un concetto nuovo, che è la priorità da assicurare ai procedimenti da considerare urgenti anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Questo introduce implicitamente la facoltà per gli interessati di proporre delle istanze per evidenziare dei particolari motivi di urgenza, per chiedere quindi che le pratiche siano lavorate
con urgenza anche durante il periodo di sospensione, ma siccome vedete il testo del decreto ci dice anche sulla base di motivate istanze, quindi una parte diciamo di pratiche urgenti le possiamo individuare sulla base di una motivata istanza, un'altra parte possiamo, come dire, individuarle anche d'ufficio, ad esempio individuare pratiche che riguardano attività stagionali che si presume ragionevolmente debbano e possano essere avviate all'indomani della cessazione dello stato di emergenza, cerchiamo, voglio dire, di esaminare le relative pratiche in maniera prioritaria, in maniera tale che alla cessazione dell'emergenza quei cittadini e quelle attività economiche e imprenditoriali non debbano aspettare oltre, ma possano immediatamente avviare le relative attività. La delibera regionale di chiarimento rispetto all'articolo 103 del decreto Cura Italia raccomanda ai SWAP e agli enti terzi, ciascuno per quanto di propria competenza, sempre nel solco, nello spirito di quello che ci dice il decreto, di proseguire l'attività amministrativa ove possibile in modalità di lavoro agile, adottando ogni misura organizzativa idonea per assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti. Questo significa che anche la delibera regionale ci invita comunque a continuare a lavorare e a mandare avanti il più possibile l'attività amministrativa e ci invita anche i SWAP a provvedere all'emissione tempestiva dei provvedimenti unici in tutti i casi in cui siano state ricevute le determinazioni di tutte le amministrazioni tenute a esprimersi. Quindi faccio un attimo un salto, aspettate che forse, perché ce l'avevo più avanti, eccolo qui. L'emissione dei provvedimenti unici in questo periodo di sospensione emergenziale non è assolutamente vietata, anzi, i SWAP sono invitati ad emettere il più possibile i provvedimenti unici, purché ci ricordiamo che in tutto questo periodo di sospensione è sospesa l'applicazione del tacito assenso. Quindi i SWAP possono emettere i provvedimenti unici conclusivi solo ed esclusivamente quando hanno ricevuto tutti i pareri e le determinazioni di tutte le amministrazioni soggetti coinvolti nel procedimento tenuti a esprimersi. Ricordiamoci che in un procedimento unico e in conferenza di servizi, per chi ci dovesse seguire da fuori regione, io ricordo che la particolarità della normativa regionale sarda è quella che i procedimenti che prevedono un atto di assenso espresso prevedono l'obbligo sempre di conferenza di servizi, è per quello che io mi riferisco alla conferenza di servizi in questi termini, perché la nostra particolarità è che non è obbligatorio solo quando abbiamo una pluralità di atti di assenso o di enti competenti, ma abbiamo sempre l'obbligo della conferenza di servizi. Dicevo, nell'ambito di un procedimento unico in conferenza di servizi, io normalmente ho degli enti che sono coinvolti perché devono esprimere dei pareri discrezionali e che quindi sono tenuti a esprimersi, degli altri enti che sono coinvolti, anche se non devono esprimere dei pareri discrezionali, devono fare semplicemente delle verifiche su delle autocertificazioni. Il tipico esempio è quello di una SCIA edilizia con autorizzazione paesaggistica, in cui io avrò di fronte l'ufficio che è competente sulla tutela del paesaggio e la soprintendenza che sono tenuti a esprimersi e l'ufficio tecnico comunale che invece non è tenuto a esprimersi in quanto è destinatario di una SCIA. Ecco, quando io dico che i provvedimenti unici possono essere emessi solo se sono stati ricevuti tutti gli assensi espressi dai soggetti tenuti a esprimersi, dobbiamo tenere in considerazione che sto parlando di quelli che sono tenuti a esprimersi e non di quelli che devono fare verifiche sulle autocertificazioni, perché quelli non devo attendermi un parere espresso. Questo significa anche che gli enti terzi, come dire, il rovescio di questa medaglia è che se è vero che i SWAP possono emettere i provvedimenti unici solo in presenza di tutti gli assensi espressi, gli enti terzi sono invitati in questo periodo ad esprimere assensi in maniera espressa, proprio perché anche ci sono degli enti che sono abituati a scrivere, a esprimersi solo se ci sono delle problematiche da evidenziare. E come dire, a lasciar correre l'assenso
tramite silenzio in tutti i casi in cui va tutto bene, non c'è niente da osservare. Questo viene utilizzato proprio come una forma di espressione del proprio assenso. Ricordiamoci che in questo periodo questa forma di espressione dell'assenso non vale perché il tacito assenso è sospeso per tutto questo periodo, per cui gli enti terzi sono tenuti e invitati a mandare il più possibile assensi espressi. La delibera ci dice anche, salto, torno un attimo indietro, ci dice anche, anche in modalità semplificata. Quindi anche magari adottando, voglio dire, con degli atti, non stiamo lì a guardare la formalizzazione in questa fase. Guardiamo l'obiettivo, che è quello di cercare di chiudere il più possibile i procedimenti anche in questa fase. Poi ancora la direttiva ci invita a procedere per quanto possibile, in ogni caso nelle situazioni di urgenza, allo svolgimento di conferenze in forma simultanea, esclusivamente con modalità telematiche, e ci dice anche, visto e considerato che i termini sono sospesi, se dobbiamo tenere comunque una conferenza di servizi in forma simultanea, lo faremo sicuramente in videoconferenza, ma facciamolo anche previa intesa. Cioè, non, visto che i termini sono sospesi, non possiamo, come dire, tenere comunque una conferenza di servizi se non ci siamo messi d'accordo prima con tutte le amministrazioni che devono partecipare per tenerla effettivamente in questa modalità. Altrimenti non possiamo, come dire, neanche dare alla mancata partecipazione il significato che la legge gli attribuisce. Ora, dietro tutto questo è chiaro che è fondamentale proseguire le attività d'ufficio ai fini di evitare l'accumulo di arretrato. Tenete presente che quello che la legge e che il decreto disegna è una sospensione di procedimenti di quasi 3 mesi, dal 23 febbraio al 15 maggio. Questo vuol dire che tutte le conferenze di servizi che vengono indette tra il 23 febbraio e il 15 maggio, ora come ora, scadranno tutte contemporaneamente il 15 giugno, quelle a 30 giorni. Perché vuol dire che noi su APE in questo periodo dobbiamo indire le conferenze, ma siccome i termini li dobbiamo calcolare dall'indomani del 15 maggio, i 30 giorni scadono tutti lo stesso giorno. Questo significa che tutto quello che noi non riusciamo a evadere, il 15 di giugno ci ritroveremo decine e decine di conferenze di servizi da chiudere tutte contemporaneamente. Nel momento in cui, presumibilmente, verosimilmente, il numero delle pratiche che riceviamo subirà un'impennata, perché nel momento in cui il sistema economico e produttivo verrà riavviato a seguito di questa sospensione, anche il numero di pratiche che riceveremo sarà, come dire, aumenterà, e quindi ci ritroveremo a dover anche supportare in qualche modo la ripresa e il riavvio del sistema economico e produttivo, dovendo dare delle risposte il più possibile celeri ai cittadini e alle imprese, e dobbiamo cercare di evitare il più possibile di trovarci in quel momento ingolfati con tutto l'arretrato di questo periodo. Ecco perché veramente io voglio invitare il più possibile a riflettere su questo e a cercare di lavorare il più possibile in modalità di smart working, ma di chiudere il numero maggiore di procedimenti possibili in questo periodo. È per questo che poi, vedete, in tutte le nuove pratiche, il SUAPE è opportuno e necessario che compia possibilmente nei termini ordinari, il prima possibile nei termini normali, tutte le attività previste, faccia le verifiche formali, rilasci le ricevute, trasmetta la documentazione agli enti terzi e indica senza ritardo anche le conferenze di servizi, con l'unica osservazione che ovviamente se io anche la indico oggi, che è 14 aprile, i 30 giorni non li posso calcolare da oggi, ma li devo calcolare a partire dal 16 maggio, cioè da quando termina il periodo di sospensione. A questo proposito vi segnalo che i prestampati generici che riguardano i procedimenti in conferenza di servizi sono stati aggiornati e prevedono proprio l'indizione e anche la trasmissione della comunicazione del procedimento e della trasmissione della documentazione agli enti terzi, con la precisazione che i termini si calcolano a partire dal 16 maggio. Chi ha quindi dei prestampati personalizzati, è opportuno
verifichi e corregga, come dire, in analogia a quello che è stato fatto per i prestampati generici. Ecco, chiediamoci invece che cosa succede per le pratiche pendenti alla data del 17 marzo e anche per i provvedimenti che prima del decreto Cura Italia sono stati emessi. Allora, per i procedimenti pendenti alla data del 17 marzo, dobbiamo cercare, come vi dicevo prima, ove possibile, di favorire la conclusione del procedimento anche durante questa fase emergenziale. Se dovessimo arrivare al termine della fase di emergenza, che non abbiamo ancora chiuso queste pratiche, all'indomani del 15 maggio, del 16 maggio, sperando che non ci siano ulteriori proroghe, tutti i termini devono essere ricalcolati considerandoli sospesi tra il 23 febbraio e il 15 di maggio. E quindi deve, il SUAPE, aggiungo, almeno per le pratiche in conferenza di servizi, deve mandare una comunicazione a tutti comunicando i nuovi termini. Ora però c'è un'altra considerazione da fare, perché i termini sono sospesi tra il 23 febbraio e il 15 di maggio, ma il decreto che ha sospeso i termini è entrato in vigore il 17 marzo. Questo significa che tra il 23 febbraio e il 17 marzo le amministrazioni hanno continuato a lavorare e i SUAP possono avere anche emesso dei provvedimenti unici in tutto il periodo che quindi è compreso tra il 23 febbraio e il 17 marzo, anche considerando valido il tacito assenso di chi non si fosse espresso. L'indicazione che abbiamo dato come coordinamento regionale anche in una recente circolare inviata a tutti i SUAP e gli enti terzi la scorsa settimana è quella di che questi provvedimenti emessi in questa finestra temporale non debbano essere annullati d'ufficio. Tuttavia, le amministrazioni coinvolte hanno comunque facoltà di richiedere la revisione in autotutela di questi provvedimenti entro 18 mesi, con i termini normali, diciamo, per richiedere l'annullamento in autotutela, termini che, badate bene, anch'essi sono sospesi durante questo periodo e che quindi decorreranno solamente dal termine della fase emergenziale, quindi dal 16 maggio. Quei provvedimenti per il momento rimangono in piedi, semmai saranno le amministrazioni a chiederci l'annullamento. Per quanto riguarda i procedimenti in autocertificazione, i lavori possono essere avviati dopo il decorso di 30 giorni dalla data di presentazione, in quanto i 30 giorni del procedimento in autocertificazione non sono sospesi. Quei 30 giorni non dipendono in alcun modo dall'attività del SUAP o degli enti terzi, sono dei termini, come dire, chiamiamoli così, cuscinetto tra la data di presentazione e la data in cui è possibile avviare i lavori. Quindi i lavori possono comunque essere avviati dopo i 30 giorni, ovviamente salvo il blocco dei cantieri. In questo momento i lavori edilizi non possono essere avviati comunque per un'altra serie di considerazioni che sono legate al blocco delle attività economiche, ma non alla sospensione di quei 30 giorni. Quello che è sospeso sono i termini per le verifiche di merito, il che significa che gli enti terzi che ricevono SCIA, che ricevono procedimenti in autocertificazione a 0-30 giorni durante questo periodo o che li hanno ricevuti comunque prima, hanno i termini per le verifiche, che sono, ricordo, di 60 giorni ordinariamente, di 30 per le SCIA edilizie, sospesi per tutto il tempo dal 23 febbraio al 15 di maggio. Nulla ci dice la norma, ma in realtà ce lo dice per quanto riguarda i termini per il cittadino, cioè. Noi sappiamo che nell'ambito di un procedimento amministrativo anche molte volte è l'amministrazione a porre un termine di adempimento al cittadino, ad esempio nella fase di verifica formale e di soccorso istruttorio, nella richiesta di integrazione documentale, nei termini di conformazione dei provvedimenti prescrittivi, ma anche nella presentazione di osservazioni ex articolo 10 bis nei preavvisi di rigetto. In generale, questo la norma non lo chiarisce espressamente e non lo chiarisce nemmeno la delibera, però ci troviamo in un momento in cui la dicitura del decreto è che i termini in generale comunque denominati devono intendersi sospesi. Quello che dico io è che dovremmo adottare un atteggiamento prudente. Quindi,
concedere di regola al cittadino di adempiere dopo la cessazione della fase di emergenza e quindi normalmente tutti i termini slittano a dopo il 16 di maggio, salvo il caso in cui ricevessimo delle pratiche in autocertificazione che voglio dire, rispetto alle quali bisogna intervenire d'urgenza, perché espongono al rischio di un danno alla salute, alla sicurezza, alla tutela dell'ambiente, del patrimonio storico-artistico o in caso di vizi non sanabili. In questo caso è opportuno e anche giusto che si intervenga immediatamente con i relativi provvedimenti di irricevibilità o provvedimenti anche prescrittivi e interdittivi, se ci sono motivate ragioni di urgenza che, come dire, fanno propendere per l'opportunità di un intervento immediato, piuttosto che la concessione di un termine lungo che vada oltre il termine della fase emergenziale e che possa esporre a dei danni e a dei rischi per la tutela di interessi sensibili. Ecco. Ancora l'ultima cosa è, poi passiamo alle domande, è il fatto che, come diceva Giovanni, come anticipava Giovanni, il termine di validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 15 gennaio e il 15 aprile sono validi fino al 15 giugno. Guardate, questa non è una sospensione. Questo vuole semplicemente dire che tutto ciò che scade tra il 31 gennaio e il 15 aprile è automaticamente prorogato al 15 giugno, che significa che un atto che scade il 16 aprile, non il 16 giugno. Cioè non devo calcolarlo, come dire, come un periodo di sospensione da sommare alla scadenza ordinaria, proprio è spostato in blocco al 15 giugno. Come giustamente osservava, Giovanni, questo termine non è stato prorogato al 15 maggio. Questo significa che ad oggi è ancora fermo al 15 aprile. Magari con legge di conversione ne approfitteranno per aggiustare il tiro e per allineare il termine anche al 15 maggio, però lo vedremo. Anche in questo caso la proroga opera ope legis, senza che sia dovuta alcuna comunicazione ai SUAP e agli altri enti competenti. Questo vuol dire che, ad esempio, se avessi un permesso di costruire che mi scadeva il 14 di aprile, automaticamente è prorogato al 15 di giugno senza bisogno di comunicare niente a nessuno. Fermo restando ovviamente il termine di la sospensione dei cantieri, che è un altro discorso. Infine, vi segnalo che nella sezione delle FAQ del portale Sardegna Impresa, nella sezione Sportello Unico in alto a destra, trovate la sezione domande frequenti dove stiamo inserendo via via che arrivano una serie di chiarimenti su domande frequenti e ricorrenti su dubbi di questo periodo. In particolare troverete chiarimenti per quanto riguarda gli adempimenti SUAP per la sospensione e la ripresa di attività produttive. Sappiamo tutti che le attività che devono sospendere, devono chiudere per obbligo di decreto, non sono tenuti a comunicarci questa sospensione, mentre quelle che hanno deciso facoltativamente di chiudere devono seguire quanto previsto dalla norma di settore. In genere la norma di settore prevede che sia obbligatorio comunicare la sospensione se dura più di 30 giorni. Analogamente la sospensione della ripresa di lavori edili, che non deve essere comunicata perché è dovuta e imposta dal decreto. E per quanto riguarda, ad esempio, l'attività di vendita online o con altri mezzi di comunicazione e con consegna a domicilio. Sappiamo che le attività commerciali in sede fissa non hanno bisogno di comunicare niente per fare vendita anche con forme speciali di vendita, e quindi online o con altre forme di comunicazione, salvo che consegnino alimenti, perché in quel caso devono comunque trasmettere la notifica igienico-sanitaria, a meno che non l'avessero notificato già in precedenza un trasporto di alimenti. Comunque vi invito a consultare questa sezione, anche perché se dovessero intervenire degli aggiornamenti è lì che sostanzialmente troverete anche i riferimenti delle nuove disposizioni. Io avrei terminato, adesso vediamo un attimino se ci sono delle domande. Io non ho
avuto modo di vederle mentre le scrivevate. Non so se Annalisa o Gloria hanno intanto visto qualche. Allora, mentre Massimo inizia a leggere le domande che sono nell'apposito box, ricordo a tutti che già da questo pomeriggio, al massimo domani mattina, potrete trovare nella pagina di eventi nella quale vi siete iscritti e che ora scriverò nella chat, sia le slide utilizzate dai docenti che la registrazione. E poi nei prossimi giorni, dando tempo ai relatori di poterle elaborare, anche le risposte alle vostre domande in chat. Non vi preoccupate, tanto nella pagina troverete sempre tutto. Intanto continuo a riportare le altre domande. Buon proseguimento. Sì, intanto le scorriamo un attimino e cerchiamo di dare una risposta. Credo di aver risposto ad alcune che sto leggendo, credo di aver già risposto, però vediamo di scorrerle. Qui mi chiedono, per tutte le conferenze di servizi rinviate dopo il 15 aprile, deve essere fatta una nuova comunicazione per il rinvio al 15 maggio? E credo di avere risposto a questo, nel senso che la comunicazione dei nuovi termini la faremo solo quando il periodo di sospensione terminerà, altrimenti dovremmo inseguire eventuali ulteriori proroghe. Anche se avessimo indetto delle conferenze di servizi nelle settimane precedenti, utilizzando il prestampato che era stato aggiornato, e quindi sostanzialmente prevedendo al 15 maggio la scadenza, ora che è stata prorogata la sospensione al 15 di maggio, non c'è bisogno che ci mettiamo oggi a dire che scadrà il 15 di giugno. Aspettiamo il 15 maggio, se non ci saranno altre proroghe, il 16 maggio comunicheremo i nuovi termini che saranno il 15 giugno. Altrimenti aspettiamo ancora, se ci saranno delle altre proroghe, fino a che non terminerà la fase di emergenza. Poi mi chiedono ancora, può essere rilasciato provvedimento unico in assenza di uno dei pareri necessari, ritenendolo positivo per silenzio assenso? Credo di aver abbondantemente risposto a questa domanda. In tutto il periodo di sospensione emergenziale, il silenzio assenso non si può applicare. Per quanto riguarda una pratica edilizia in cui non sono previsti pareri della polizia amministrativa, ma collegato ugualmente all'endoprocedimento verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili di trasformazione del territorio, verifiche polizia amministrativa, è obbligatorio attendere parere anche della polizia? Allora, come vi ho detto prima, i pareri vanno attesi se sono dei pareri discrezionali di soggetti tenuti a esprimersi. Allora, normalmente non conosco un parere discrezionale della Polizia Municipale nell'ambito del titolo edilizio, anche perché nello stesso endoprocedimento verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili, stiamo parlando del titolo edilizio, vi ricordo che in Sardegna il titolo edilizio è sempre autocertificato, tranne nel caso del piano casa dell'ampliamento volumetrico che va in conferenza dei servizi per una discrezionalità specifica edilizia. Quello è l'unico caso di parere espresso di materia edilizia che io su APE devo attendere. In tutti gli altri casi il titolo edilizio è autocertificato e quindi gli enti competenti devono compiere le verifiche, ma non si pone il problema del silenzio assenso perché non devono esprimere un parere. Poi ci chiedono: noi stiamo comunque procedendo, se gli enti partecipano e si esprimono, concludiamo i procedimenti. Benissimo. Il fatto che i termini siano sospesi non impedisce agli stessi di esprimersi. Giustissimo, concordo a quello che vi dicevo prima. Ad esempio, in videoconferenza sei d'accordo? Sono d'accordo. Certo è che, come dire, in questo momento i termini normativamente sono sospesi. È opportuno che cerchiamo di lavorare il più possibile, di esprimerci e di evadere il numero maggiore di pratiche. Non possiamo far niente se, come dire, qualcuno non collabora. Ecco, il senso è questo. Però dobbiamo cercare, ognuno per la sua parte, di lavorare comunque e di mandare avanti comunque le pratiche. Un partecipante evidenzia, nella nota emergenza Covid-19, sì, allora, una domanda è che nella circolare inviata venerdì è scritto limitatamente ai procedimenti in conferenza di servizi, i SUAP dovranno comunicare i nuovi termini previsti per ciascun procedimento. Sì, allora,
Questo il chiarimento ve lo do subito. Allora, in quella circolare, così come nella delibera peraltro, c'è scritto che al termine della fase emergenziale i termini riprendono a decorrere senza che ci sia bisogno di comunicarlo. Ad esempio, abbiamo detto i termini per le verifiche nel procedimento in autocertificazione, quindi 60 giorni per compiere le verifiche sulle SCIA, per capirci, sono sospesi. Quando terminerà il periodo emergenziale, quei termini riprenderanno a decorrere. Non c'è bisogno però che il SUAP o altri enti vadano a comunicare oggi al cittadino che quei termini sono sospesi e domani che riprendono a decorrere quando scadranno. Sono sospesi per legge e riprenderanno a decorrere per legge senza che ci sia bisogno di una comunicazione. Nella conferenza di servizi però è necessario che il SUAP comunichi agli altri soggetti quali sono i nuovi termini, perché altrimenti rimane indeterminata la data in cui, voglio dire, entro la quale le amministrazioni si devono esprimere e il SUAP considera acquisito l'assenso se non lo fanno. Ecco perché ci dice, guarda, che quando stiamo parlando di conferenza dei servizi, il SUAP lo deve scrivere e deve dire espressamente quali sono i nuovi termini. Ancora un'altra domanda. Per le conferenze con asincrona chiusa in data anteriore alla prima sospensione, possono essere chiuse in sincrona e considerare il silenzio assenso dell'ente tenuto a esprimersi? Allora, ho capito la domanda. Cioè, qui stiamo parlando di una asincrona che si è chiusa prima del 23 febbraio. E che quindi, ma non si è chiusa, voglio dire, in maniera risolutiva, è stato necessario indire, convocare la conferenza in modalità sincrona. Ebbene no, anche se la asincrona si è chiusa prima, se abbiamo la sincrona pendente in questo periodo, io non posso comunque considerare il silenzio assenso degli enti tenuti a esprimersi. Posso tenere comunque, come vi ho detto, la conferenza sincrona in modalità telematica se lo concordo con tutti i soggetti coinvolti. Altrimenti devo aspettare la fine della sospensione. Ancora un'altra domanda. Con parere favorevole del paesaggio e la soprintendenza che non si esprime, sono i casi maggiori, come si possono chiudere i provvedimenti? Ahimè. Se la soprintendenza non si esprime, devo aspettare il termine della fase di sospensione e ricalcolare i termini, a meno che la soprintendenza non prenda atto del periodo particolare e non cerchi anche lei di, come dire, di esprimere assensi espressi anche in maniera semplificata, in maniera da consentire al SUAP di chiudere i procedimenti. La soprintendenza spesso è un ente che nell'ambito regionale sardo, si esprime solo quando ci sono dei problemi e lascia correre per andare in tacito assenso tutte le pratiche che non presentano particolari problematiche. Questo in questo momento non si può fare, a meno di, come dire, procrastinare le conclusioni di tutti quei procedimenti alla prossima estate. Quindi, altra domanda. Quindi rilascio il provvedimento se ho parere UTP e SABAP, ma non UT che deve fare solo verifica su autocertificazione, corretto. Sì, nell'esempio che ho fatto prima, nella SCIA edilizia con paesaggistica, se io ho il parere favorevole dell'ufficio tutela e della soprintendenza, posso chiudere il procedimento perché il parere dell'ufficio tecnico non è necessario perché è una verifica su autocertificazione. Ancora, quindi si possono indire le conferenze di servizi calcolando i termini dal 15 di maggio? Ho capito bene, esattamente così. Se vi prendete i prestampati generici che sono già dalla settimana scorsa pubblicati sul portale, è proprio così che vi chiedono di fare e che è opportuno fare. Ancora, una comunicazione di inizio lavori inviata oggi, pur con l'evidente impossibilità di avviare il cantiere, come la dobbiamo considerare? Una comunicazione di inizio lavori inviata oggi è valida, nel senso che ci comunicano tutti i dati che per legge ci devono comunicare prima di avviare i lavori, che sono i dati dell'impresa esecutrice, i dati del direttore dei lavori, eccetera, eccetera, fermo restando il fatto che il cantiere sarà avviato solamente alla cessazione dell'emergenza, ma credo che ovviamente lo abbiano anche scritto.
nella comunicazione stessa, altrimenti come minimo gli risponderei dicendogli va tutto bene, ma ricordati che in questo momento non lo puoi fare fino a che non sarà consentito dai decreti sulla sospensione delle attività. Ancora, nel caso di una conferenza di servizi in scadenza domani, pratica edilizia per futura imminente apertura di una pizzeria per la quale il MIBAC non ha trasmesso il parere, come vi devo comportare? Non vale il silenzio assenso, ma potrebbe essere considerata una pratica urgente visto che si tratta di un'attività produttiva. Allora, nella domanda c'è un errore, perché non si può parlare di una conferenza di servizi che è in scadenza domani. In questo momento i termini sono sospesi e quindi io non posso avere nessuna conferenza che scade domani. I termini sono sospesi, si ricalcoleranno dopo il 16 di maggio se non ci saranno ulteriori proroghe. In ogni caso, il fatto che io la consideri urgente, come dire, non significa comunque che io possa applicare il tacito assenso se non mi è pervenuto un parere. L'interessato dovrebbe, semmai, secondo me, in questo caso, scrivere alla soprintendenza, scrivere al MIBAC, evidenziando i motivi di urgenza e chiedendogli di trasmettere un parere espresso, in maniera tale da consentire al SUAPE di chiudere il procedimento anche nella fase emergenziale. Ma non, il fatto dell'urgenza non giustifica l'applicazione comunque del tacito assenso. Anche perché vi ricordo che perlomeno la soprintendenza di Sassari, non so quella di Cagliari, ma sono sicuro su quella di Sassari, ha inviato a tutti i comuni una nota dove evidenziava appunto la sospensione dei procedimenti ai sensi dell'articolo 103 del decreto Cura Italia, ma si è assolutamente resa disponibile a proseguire l'attività e dando priorità alle pratiche urgenti, per cui ci sta assolutamente una istanza in tal senso da parte dell'interessato. Ancora, quale modalità si può adottare per le conferenze di servizi in modalità telematica per realizzare la previa intesa con tutti i soggetti coinvolti nel procedimento? Fornite voi gli indirizzi, non abbiamo notizie circa la loro attività, sono in ferie, in smart working, se non ci elimina il. Se non ci elimina il Covid, lo farà la gestione delle pratiche alla scadenza di maggio, salvo proroghe. Allora, signori, allora la regola è che le pratiche sono sospese, ok? Cerchiamo di fare il più possibile quello che riusciamo a fare. Possiamo fare anche le conferenze sincrone se ci mettiamo d'accordo. In che modo ci possiamo mettere d'accordo? Proviamoci, io dico, non esiste un modo, siamo tutti in una fase di emergenza. La bacchetta magica, ahimè, non ce l'ha nessuno. Possiamo dire, proviamo a contattarli al telefono, probabilmente non ci risponderanno, ma non è detto perché molte amministrazioni, insieme allo smart working, si sono attrezzate anche per una serie di, come dire, per organizzare un trasferimento di chiamata anche sui cellulari dei dipendenti, quindi magari provando a telefonare riceveremo risposta, altrimenti proviamo a contattarli tramite posta elettronica, proviamoci, se non ci riusciamo pazienza, aspetteremo dopo il 15 maggio, ma proviamoci con tutti gli strumenti che ci vengono in mente e che riusciamo a utilizzare, non esistono delle regole, voglio dire, siamo in un momento di emergenza. Ancora, vediamo, abbiamo ancora qualche minuto, sì. Slittamento dei termini vale anche per le ordinanze la cui scadenza per adempiere ricade nel periodo di sospensione. In linea generale direi assolutamente di sì. Poi bisogna vedere di cosa stiamo parlando, però in linea generale sì. Lo slittamento dei termini vale anche per le ordinanze. Vi faccio notare che nel decreto legge 19 del 2020, quello che ha stabilito, che ha, come dire, cambiato anche il regime sanzionatorio per voglio dire, l'inosservanza delle disposizioni sul contenimento dell'epidemia, che in precedenza venivano considerate come inosservanza dei provvedimenti dell'autorità e quindi penali, le ha trasformate in una sanzione amministrativa, prevedendo che i termini per la trasmissione di osservazioni all'autorità competente a ricevere il rapporto siano parimenti sospesi ai sensi dell'articolo 103. Quindi anche quelli decorreranno dal 16 di maggio.
A maggior ragione anche io direi in termini di adempimento di ordinanze. Ancora, slittamento dei termini, vale, ah no, questo l'ho già letto, quello che ho appena letto. In caso di comunicazione di inizio lavori da inoltrare entro 12 mesi, ipotizzando la scadenza della comunicazione all'interno del 15 aprile o nel caso 15 di maggio, come dobbiamo comportarci? E qui in realtà, qui quello che trovo applicazione. Magari ci riflettiamo su questa e poi cerchiamo di fare anche una FAQ dopo che ci confrontiamo anche magari con l'assessorato dell'urbanistica, però così a caldo direi che siamo nel caso della proroga dei termini di validità, perché lì abbiamo un termine di validità di un titolo abilitativo che mi scade proprio nel periodo e quindi lo devo considerare prorogato fino al 15 di giugno. Però se magari ci manda il quesito, poi vediamo se dopo esserci confrontati, magari lo mettiamo tra le FAQ. Ancora, per le autocertificazioni a 0 giorni, i termini per le integrazioni documentali ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti ai sensi dell'articolo 35,2 della legge 24 sono sospesi. Beh, a questo ho risposto. In linea generale, i termini da assegnare al cittadino devono essere considerati sospesi, salvo che non ci siano motivate ragioni di urgenza che impongono di intervenire immediatamente da parte dell'amministrazione per, come dire, scongiurare il rischio di danni maggiori nel caso di una attesa ulteriore. Come settore attività produttive e in fase di controllo di merito, stiamo inoltrando le richieste di integrazione documentale, assegnando 15 giorni e facendo presente che comunque i termini sono sospesi e riprendono a decorrere dal 15 aprile, ora 15 maggio. Se poi loro integrano subito, a prescindere dalla sospensione, io chiudo il controllo correttamente. È corretto? Perfetto, è esattamente questo lo spirito con cui bisogna lavorare. Per il silenzio assenso manifestato prima del decreto, ma tra il periodo soggetto a sospensione, come ci si deve procedere? A questa domanda ho risposto. I provvedimenti emessi tra il 23 febbraio e il 17 marzo restano in piedi, salvo che gli enti competenti non ci chiedano di intervenire in via di autotutela. Io mi fermerei qui sulle domande, ce ne sono delle altre, ma tanto le risposte le scriveremo e le pubblicheremo nella pagina del webinar. Non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa. Tra Annalisa Sì, no, o guarda, Giovanni o Paola. io volevo semplicemente aggiungere che stiamo continuando a lavorare, quindi quando chiedevano non si capisce se certe amministrazioni siano in smart working o meno, ovviamente non possiamo noi fare un elenco, a parte che stanno tutte lavorando le pubbliche amministrazioni, però qualunque comunicazione dovesse andare, che ne so, degli enti tesi su tutto il territorio, fosse difficile raggiungere, noi abbiamo il sistema delle news, abbiamo tanti sistemi, ci mettiamo a disposizione e stiamo sentendo diversi enti, per esempio detto della sovrintendenza di Sassari, anche la sovrintendenza di Cagliari è comunque attiva, si è fatta sentire e ha detto che concordava assolutamente col contenuto della nostra circolare, cercherà appunto di rispondere. Quindi segnalate i casi d'urgenza anche voi come noi, e se avete bisogno comunque del nostro aiuto di metterci come tramite, sia da un senso sia dai swap verso gli enti terzi che viceversa, noi comunque ci siamo. Benissimo, allora io ringrazio tutti quanti. Massimo Pugioni ha risposto velocemente a tante domande, tante altre ce ne sono. Vedremo di darvi risposta a tutte quante e di pubblicarle sul nostro sito. E organizziamo anche un'altra attività e pensiamo, oltre alla sospensione, alla ripresa. Saluto tutti, arrivederci e grazie. Grazie, buona giornata.